Salve amiche ed amici di YouTube, giusto questa mattina ho voluto fare un video Salve. perché ieri ho visto nel telegiornale una scena di sfuggita che si sono voluti suicidare a Sanremo. Allora questa mattina ho fatto un video e l'ho caricato. Non so come è venuto, stavo fuori casa, però il fatto è questo. Che dico? Mi hanno detto amici in Facebook che ad ogni apertura del festival qualcuno si vuole ammazzare. Allora io ho collegato al suicidio di Tenco nel 67 questo fatto. Forse qualcuno inconsciamente o inconscientemente vuole reiterare quel gesto. Vuole esaltarsi, autoesaltarsi. In quel gesto insano che quel povero cantante ha compiuto, perché io credo che dal 67 non si sia più suicidato nessuno, per fortuna, però lui non l'ha fatto in modo plateale, nella platea, lui l'ha fatto nel suo camerino, addirittura in una stanza d'albergo, e che poi le dinamiche sono rimaste oscure, però non so. È veramente un peccato che ad ogni edizione intentino suicidarsi. Poi riescono a trovare i biglietti vicino al palco che costano, mi hanno detto, 2.000-1.600 euro. Erano due disoccupati. Beh, dovevano pensare di più alle loro famiglie. Spendere 1.000 e passa di euro per andare ad ammazzarsi e non riuscirci. Poi gli hanno ridati i soldi. O no, perché il loro problema occupazionale non si risolve spendendo 1.600 euro in biglietti di palco di Sanremo. Che avranno risolto così? Poi per fortuna che non si sono uccisi, ma dalle immagini sembravano molto avvinghiati alla balaustra. Uno che va a buttarsi è molto sciolto. Però ecco, voglio dire, da allora sembra che dopo il primo autentico sacrificio molti emulatori prendino Sanremo. Poi per fortuna solo due, perché con tutti i problemi che vive il nostro bel paese, voglio dire, è già tanto che non erano 30, 40, 50. Comunque qualche malpensante dice che è stata tutta una simulazione scenica. Beh, forse hanno dei dubbi perché ogni volta che vanno a leggere il discorso introduttivo di Sanremo e del Festival di Sanremo, qualcuno intenta suicidarsi ed è solo uno. Con tutti i casini che ci sono nel nostro paese, cioè dovevano andare in Sanremo diventava ricco perché vendeva molti più biglietti di quanti avrebbe potuto ospitare di persone. Quindi voglio dire, che sia vero o finto, è triste. Perché crea dei precedenti, poi ci saranno emulatori in tutta Italia. Non so, a un'anteprima di Abbando Antuono e Lino Banfi al cinema ci può essere qualcuno che si vuole buttare anche lì dal balcone, dalla platea. Non so, alla prima della Carmen nella Scala di Milano, qualcuno che si vorrà buttare dal balconcino, magari dopo aver pagato 16.000 euro il balconcino, la prenotazione. E quindi bisogna fare attenzione con queste cose. Se loro sanno che già di antemano, nell'anteprima, va qualcuno a volersi suicidare, perché non controllano meglio? D'altra parte, sembra che tutti i disoccupati e le persone disperate si vogliono suicidare, non chi ha lavoro. È impossibile che un disoccupato spenda tanto e passi inosservato. Sarà stata una vendita online, in internet, non so. Però dicevo questo, con tutti i problemi che ci sono in Italia, solo due disperati, sono riusciti a passare. È tanto. Comunque, credo che sia meglio così perché, Sanremo, cioè il paese, è rimasto molto traumatizzato dalla morte di Tenco, quindi ci mancherebbe altro. Però anche a me sta ronzando qualcosa in testa.
Come mai tutti gli anni, proprio all'introduzione, scelgono il momento che, ah, vanno a introdurre e si vogliono ammazzare? Perché non aspettano qualche canzone? Che ne so, quando reputano che va a cantare giusto Erpeggio e lì se buttano senza dire niente. Così, perché tanto la canzone già magari non l'ascoltavano di per sé. Oppure quando canta il cantante migliore, o quello che c'ha più successo o vende di più, se buttano lì e gli rovinano lo show. Invece no, aspettano l'introduzione, che è il momento più barboso in ogni festival. Signore e signori, ho il piacere di annunciarvi che inizia il festival, tutti. Dai, che c'è? Che c'è? Dove? Già cantano? No, è l'introduzione. E lasciami dormire. Oh, cantano? No, no, guarda che ancora sta parlando l'introduzione. Cioè, capite, no? Le introduzioni, andate in un meeting. Iniziano a parlare del tema. Cose che tutto il mondo conosce. Si addormono tutti. Poi quando iniziano a parlare sul serio si svegliano. Oppure quando inizia il buffet. Beh, io credo che già ho fatto 5 minuti di video perché mi inizio a stancare le articolazioni. Non voglio fare un video pesante, se no si carica lento. Oggi ho visitato il Facebook di Marco Travaglio e ho lasciato un mio costruttivo intervento. Come Santen Chan. Beh, niente. E di Sanremo poi non ho seguito nulla. Io non ho capito perché la chiamano la previa. La fanno tanto larga. Non ho seguito nulla di Sanremo, ho solo visto questo al telegiornale, questi due che si volevano ammazzare, hanno detto, sono due disoccupati che hanno comprato biglietti, non so se nelle platee, nelle tribune, negli spalti. E io dico, io sono disoccupato. Santen Chan è disoccupato. Guardate, non ho da comprare. Ah no, quasi. I bottoni alla camicia, non è che io faccio il Fonzi, no? A quello ci pensa Renzi. Ma io pure i capelli me li taglio da me, perché non posso andare dal barbiere. Adesso io per nulla al mondo mi vorrei ammazzare. Però dico, se io mi volessi ammazzare, pensando ai miei parenti, ai miei familiari, ai miei amici, no, te. E che faccio? Spendo 1.600 euro per un festival? No. Li lascio ai miei familiari e ai miei parenti i soldi, che tanto gli mancano pure a loro. Ma io non mi voglio ammazzare, anzi voglio continuare a essere partnership di YouTube, YouTuber. Ed è per questo che vi chiedo la solidarietà di tutti voi. Fate clic nei miei banner pubblicitari, quelli che vedrete sotto i miei video. Votate mi piace ed iscrivetevi al canale e diffondete fra i vostri amici ed amiche, parenti e familiari, vicini di casa, anche nemici, non mi importa. Saranno nemici vostri. I miei video. E poi cercatemi in Facebook, YouTube, Orkut, Google Plus, Twitter. Cercatemi nel ricercatore, nel browser di internet, Santen Chan. Qualsiasi cosa trovate, anche Yahoo, iscrivetevi. Votate mi piace, diffondete, fate clic nei banner pubblicitari. Sto anche in Dailymotion e in Vimeo, però non ho attualizzato quei canali da quasi un anno. Che così mi appoggiate. Vabbè che io non mi voglio ammazzare, però. Vi prometto che se mi farete guadagnare qualcosa, perché io volevo essere scrittore professionale sin dai 12 anni, ma poi mi demoralizza non trovare un editore, vi prometto che non comprerò mai un biglietto di Sanremo. Al limite me lo farò regalare, sempre che qualcuno me lo regala, ma non spenderò i soldi che mi farete guadagnare voi, amici YouTuber e spettatori di YouTube. Allora un saluto a Marco Travaglio, mi raccomando, tu avrai visto il mio intervento in Facebook, Santen Chan, rispondimi se vuoi un collaboratore del Fatto Quotidiano.
Vabbè, accetterò 10.000 euro al mese. E poi saluti a Mimmo Corcione, Massimiliano Di Venanzio, Elo Viola, Amleta, Luciana Pezzino, vabbè, tutti quelli che io ho salutato in un video. Il canale Sant'Enciana compie un anno. Arrivederci e grazie di seguirmi. Io faccio di tutto per proporvi cose nuove. E grazie della vostra amicizia e di seguirmi. Ho grande pubblico di YouTube. Ciao.